Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel mio canale. Io sono Piera e oggi faremo un unboxing di un pacco che contiene delle cose molto carine. L'ho ordinato su EBS ancora tipo 2 settimane fa. È partito martedì scorso e mi è arrivato oggi, perché io sono sempre molto fortunata. Ma andiamo subitissimo a scoprire che cosa c'è qui dentro, perché io so, lo so, cioè giustamente io l'ho ordinato, quindi è chiaro che io sappia che cosa c'è qui dentro, però sono molto molto curiosa di vedere come sono a livello tattile, a livello visivo, perché li ho visti effettivamente solo su internet, mai nella realtà. E quindi sono molto 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 curiosa e prendo le mie bellissime forbici dalla punta arrotondata, stranamente. E proviamo ad aprire questo pacco. Sono un po' intimorita perché di solito strappo, non l'ho mai fatto davanti a una videocamera. Proviamo. Premo lo scotch che non si taglia. Ah, che fatica. Oh, ops. Ho tagliato il cartone. Dall'altra parte. Bene. E ora il taglio centrale, sicuramente mi faccio malissimo perché non sono capace. Appunto, metto via le forbici per sicurezza perché sono veramente imbranata, potrei farmi male. Oppure potrei fare male a qualcuno anche se qui non c'è nessuno, quindi meglio che le metta via. No, ma è storto! No, ci sono rimasta male! Stortissimo! Però io adoro questi cosi. Dopo li faccio esplodere. Non è vero, lo faccio loro. Vabbè, insomma, questo è quello. È come si presenta. Sopra c'erano appunto quei cosi di plastica per fare spessore. E vediamo subito il primo. Oh mio Dio, bellissimo! Non credo abbia bisogno di presentazioni. Il piano orientale di Zeina Abi qualcosa, tanto per citare Frankenstein Junior. Perché non ce lo facciamo mancare mai. No, in realtà non so come si legga, quindi non ve lo leggo per sicurezza. E ne ho sentito parlare da Read Vlog Repeat. Se non conoscete il suo canale, ve lo lascio linkato. Insomma, andatelo a vedere perché anche lei fa molto, parla sempre di libri e di tantissime cose molto molto interessanti. E appunto in un suo video sulle graphic novel ha parlato di questo qui, il piano orientale. Mi ha incuriosito veramente tanto, perciò ho approfittato appunto della promozione di Bao che sfortunatamente è appena finita. E mi sono comprata appunto questo qui. E questo prezzo pieno veniva a 21 euro e io l'ho pagato con il 25% in meno, quindi 15,75 credo. Comunque, insomma, me ne ero innamorata e visto il prezzo e visto la promozione ne ho approfittato. Penso che ve ne parlerò sicuramente perché tratta di temi che mi interessano molto, perciò aspettatevi un video a riguardo. Seconda graphic novel, sì, perché è stato un ordine di sole graphic novel. Ho deciso di approfittare della promozione di Bao, ho visto i prezzi di alcune di queste. Seconda e ultima, sfortunatamente, perché non ho tantissimi soldi. Molto sad. Comunque, ho preso Residenza Arcadia di Daniel Coelho. Sì, forse. Anche questa mi aveva incuriosito molto. L'ha presa un mio amico e me ne ha parlato bene. Anch'io la conoscevo, però non mi ero mai decisa a prenderla, appunto perché a prezzo pieno sono 20 euro. Sempre approfittando dello sconto, l'ho pagata 15 euro, perciò ho detto wow, super affare. Le altre che mi interessano probabilmente le recupererò quando andrò a Lucca. Questa è stata la seconda graphic novel che ho comprato e anche sfortunatamente l'ultima, infatti il pacco è buono, tranne i fogli che cadono. Magari anche di questa ve ne parlerò, vediamo se mi piacerà, ma sicuramente visti i temi trattati anche di questa.
Non vi dico assolutamente niente perché anch'io so poco e voglio scoprire leggendo. L'ho presa un pochino, questa l'ho presa un pochino a scatola chiusa perché non so effettivamente benissimo di che cosa parli, so solo che parla appunto di un condominio e delle persone che ci vivono dentro, perciò boh. Speriamo, vediamo, e vivendo in un condominio potrò rispecchiarmici. No, dai, sto scherzando. Comunque è veramente molto bello e anche le illustrazioni sono veramente molto, molto singolari e simpatiche. Perciò non vedo l'ora di leggerlo e se vi può interessare di parlarne, insomma. Perciò il video finisce qui, queste sono le due graphic novel che ho comprato, ve le lascio linkate ad Amazon qui sotto. Sono affiliata ad Amazon, perciò acquistando attraverso i link che trovate in descrizione, a me arriverà una piccola percentuale da Amazon, perciò non da voi, non preoccupatevi, non vi rubo assolutamente niente e tutto ciò che Amazon mi darà sarà reinvestito per il canale. E niente, questo è tutto. Se volete seguirmi sui social, trovate i link in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace. E se vi interessano questi temi e vi possono interessare appunto delle review oppure delle recensioni, chiamatele come volete, di libri o book tag o cose simili, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!